Direttore generale di Kiev su Telegram, citato da Unian. Più di 433 hanno riportato ferite di diversa gravità. Si chiude intanto oggi a Tokyo la visita di Joe Biden, intervenuto al forum economico Indo-Pacifico, annunciando un piano di investimenti per rafforzare rapporti commerciali e la presenza nell'area. Alla nuova piattaforma, introdotta per tenere testa all'espansionismo cinese, aderiscono 13 paesi. Il presidente americano ha anche avvertito Pechino: se dovesse invadere Taiwan risponderemo militarmente. Immediata la reazione della Cina, che invita a non sottovalutare la sua capacità di difesa nell'integrità e della sovranità nazionale. Secondo il ministro dell'economia tedesco Robert Habeck, l'Unione Europea probabilmente concorderà un embargo sull'importazione di petrolio russo entro pochi giorni. Penso che raggiungeremo la svolta a portata di mano, direi, ha spiegato in un'intervista alla ZDF, ma un embargo petrolifero non dovrebbe essere l'unico obiettivo. Non significa automaticamente che Putin è indebolito, questa idea funziona, aggiunto, solo se partecipa a un gran numero di paesi, ed è quello che ancora manca. Oggi vertice del Comitato Europeo per la Sicurezza Sanitaria sul vaiolo delle scimmie, all'indomani di una prima sequenza del virus ottenuta da un'equipe di ricerca portoghese. Il Centro Prevenzione e Controllo delle Malattie parla di rischio basso in quanto a diffusione e sintomi lievi per chi ne è contagiato. Ieri accertato il quarto caso in Italia, un 32enne ricoverato ad Arezzo di rientro da un viaggio dalle Canarie. Le sue condizioni non preoccupano, in isolamento un contatto stretto. Lo sport basket: Sassari ultima qualificata alle semifinali di Scudetto. In quarta gara dei quarti playoff, la squadra sarda ha battuto Brescia chiudendo la serie 3-1 e si regala la sfida con Milano. L'altra semifinale sempre al meglio delle cinque gare tra Virtus Bologna e Tortona. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, più tardi. Radio CRT, working on a dream. Radio CRT, working on a dream. Apriti cielo. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12 vi aspetto su CRT Radio. Io sono Edi De Michele e con Apriti cielo racconteremo insieme l'umanità. Non mancate. Apriti cielo sulla frontiera, sulla rotta nera, una vita intera. Apriti cielo per chi non ha bandiera, per chi non ha preghiera, per chi cammina dondolando nella sera. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. This is Wyclef, refugee camp, Criswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt
she found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Avvicina sempre più il giorno del grande concerto Una Nessuno 100.000, l'evento ideato e promosso da 7 delle più grandi cantanti della musica italiana per raccogliere fondi da destinare ai centri antiviolenza. L'evento, pensato e ideato nel 2020 ma slittato per ben 2 anni a causa della pandemia, è in programma l'11 giugno all'Arena Reggio Emilia di Campovolo. Protagoniste assolute del concerto saranno le signore della nostra musica pop: Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini. Ma con loro ci saranno amici e colleghi che hanno accettato di affiancarle per una buonissima causa. In particolare Caparezza sarà sul palco accanto a Fiorella Mannoia, Bruno Risas accompagnerà Emma nella sua esibizione, mentre Diodato sarà al fianco di Alessandra Amoroso. Ma non finisce qui, perché Giorgia avrà il supporto e l'aiuto dei Sottotono, mentre Elisa tornerà a fare coppia con un artista con cui ultimamente ha incrociato più volte la voce, Tommaso Paradiso. Ultimi ma non ultimi ci saranno Coez, che tornerà a cantare con Gianna Nannini, ed Eros Ramazzotti, il più amato cantante italiano al mondo. La sua esibizione non potrebbe che essere accanto a Laura Pausini. L'obiettivo di questo grandissimo evento sarà dare un aiuto concreto, un sostegno alle organizzazioni che si occupano di supportare le vittime di violenza. I proventi del concerto saranno erogati a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, hanno assicurato gli organizzatori, già da oltre 2 anni al lavoro per far sì che tutto questo possa realizzarsi nel migliore dei modi. Andiamo ad ascoltare altre 2 grandissime icone della musica pop italiana, Marina Rei e Carmen Consoli, con Un momento di felicità. Ho preso in prestito la tua valigia, la giacca che hai lasciato appesa a casa. Facciamoci una passeggiata, una gita fuori porta, fosse solo una risata. Preso in prestito la tua valigia, non sai quanto ci ho messo per svuotarla. Ho preso tutto il necessario, ho voluto anche il superfluo, ho scelto tutto, ho scelto il meglio. E la fretta di cambiare tante troppe cose. Lasciato ancora caldo a raffreddare. La smania di rincorrerci nel tempo, le distanze, i ritmi, le fragilità. Bastava così poco per riprendere
Mustang di Kurt Cobain, una delle sue chitarre preferite che tutti conosciamo grazie al video di Smells Like the Spirit, è stata venduta all'asta. Lo ha annunciato ufficialmente Julian Action, che ha svelato anche l'offerta decisiva. 4,5 milioni di dollari. La chitarra, una Fender Competition Mustang del 1969 di colore Lake Placid Blue, era stata esposta insieme agli strumenti della collezione di Jim Irsay, il proprietario della squadra di football degli Indianapolis Colts, ed è proprio la Jim Irsay Collection ad aver comprato lo strumento. La famiglia Cobain ha donato parte dei guadagni a Kicking the Stigma, la campagna di sensibilizzazione sui problemi di salute mentale organizzata proprio dallo stesso team. Cobain ha usato la sua Mustang nel video appunto di Smells Like Teen Spirit ed era uno degli strumenti preferiti della sua collezione, per questo l'ha raramente suonata lontano dallo studio di registrazione. La serie Competition in particolare è molto apprezzata da chi preferisce gli strumenti a scala corta. Le chitarre di questo tipo prodotte tra gli anni 60 e 70 vengono spesso vendute per migliaia di dollari.